Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di ceci e polpettine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono macinato di carne, ceci lessati, pomodoro, spinaci, sale, basilico, prezzemolo, carote, dado vegetale, olio, scalogno, amido di mais, sale, pepe, uova, parmigiano e pecorino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale il parmigiano e il pecorino, il prezzemolo, andiamo a tritare per 15 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale. Adesso andiamo a mettere il macinato. Le uova, il sale e il pepe. Facciamo amalgamare per 20 secondi, antiorario, velocità 4. Il nostro composto è pronto, adesso andremo a formare delle polpettine che andremo a passare nella maizena. Dopo aver preparato le polpettine e averle posizionate all'interno del cestello, andiamole a mettere da parte e iniziamo a preparare la zuppa. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere la carota, lo scalogno e tritiamo per 5 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio, facciamo insaporire per 3 minuti il gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo un cucchiaino di dado Bimby. Pomodoro tagliato a pezzetti. Il spinaci. Il sale. Il prezzemolo e il basilico. I ceci. Il l'acqua. Facciamo cuocere
per 15 minuti. Gradi antiorario, velocità 1. Adesso posizioniamo il cestello dove avevamo messo le nostre polpettine, chiudiamo e facciamo cuocere per 25 minuti. Gradi antiorario, velocità 1. La nostra ricetta è pronta. Adesso andremo a trasferirla in una zuppiera. Per estrarre il cestello dal boccale utilizziamo il becco della spatola, lo andiamo a inserire e usciamo il cestello dal boccale. Zuppa di ceci con polpettine. Grazie e alla prossima ricetta.